Festival della Fotografia, insieme a Sara Geis, che è la presidente. Oggi siamo qui per spiegarvi brevemente che cosa è Bianco, visto che abbiamo avuto già qualche contatto da qualche testata, perché ovviamente oggigiorno bisogna iniziare a girare prima sui social e poi bisogna fare dei comunicati, però insomma oggi siamo qui per svelare almeno in parte il nostro progetto. Bianco Festival della Fotografia è un'associazione che è nata nel 2016, alla fine del 2016, con l'intento di promuovere nuovamente la fotografia d'Alessandria. Forse perché i nostri cugini del Film Festival ci hanno un po' stuzzicato, insomma, poi con Lucio e tutti i ragazzi dell'Alessandria Film Festival siamo sempre stati in contatto e abbiamo iniziato proprio le nostre prime apparizioni durante il Festival del Cinema. Il nostro intento è quello di organizzare un evento principe, che sarà appunto un Festival della Fotografia, di cui vi parliamo quest'oggi, ma ancora prima abbiamo pensato insieme ai nostri partner istituzionali, che sono il Comune di Alessandria, nella figura dell'assessore Oneto, e Davide Valsecchi per quanto riguarda invece Ascom, di creare un aperitivo di questo festival che si terrà buongiorno, ciao, che si terrà ufficialmente domenica 14 maggio, e vedete qui la locandina della presentazione. Anzitutto volevo ringraziare pubblicamente Ascom perché ci ha, insomma, quando si parte a immaginare qualche cosa, per quanto si possa pensare in grande, non lo si pensa mai abbastanza. E quindi noi ci eravamo un po' limitati nell'immaginare un festival con delle esposizioni fotografiche. Invece, in una brevissima riunione con Ascom, abbiamo ribaltato tutto e abbiamo pensato, appunto, in vista dell'estate, di andare all'aperto, di uscire all'aperto e di fare una maratona fotografica. Prima di parlarvene nello specifico, passo un attimo la parola a Davide, per quanto riguarda la loro partecipazione. Buongiorno a tutti, intanto sono nuovamente contento e convinto che il binomio fra la cultura e il commercio sia non solo fondamentale, ma sia obbligatorio, cioè no, cultura e commercio sono assolutamente due settori importantissimi che devono continuare ad andare avanti insieme perché si complementano. E ci tengo a precisare che, come sempre, noi stiamo cercando di dare voce alle nuove iniziative, a quelle che possono sembrare molto interessanti, e ci tengo anche a precisare che a sto giro non siamo qui solo per quello che riguarda quello che succederà immediatamente, ma abbiamo deciso insieme all'assessore, insieme ai Che ragazzi, mi svegli già. no, no, assolutamente. Infatti, abbiamo deciso di fare qualche cosa di molto più importante per dare voce a questo. Il motivo poi lo scoprirete, non sta a me assolutamente dirlo, ma oggi non siamo qua comunque solo per quello che sarà l'aperitivo di quella serata. Non vogliamo che sia sempre limitato per quanto ci riguarda noi a avere il compitino di portare. Quindi, ripeto, per me complimenti ancora, speriamo ce ne siano e vada avanti in maniera sempre più grande. Come sempre noi, come avete visto, non solo vogliamo esserci, ma vogliamo anche esserne parte, dare delle idee, cercare di metterci veramente l'anima come abbiamo sempre fatto. Io ringrazio particolarmente sempre Vittoria, che in questo caso qui si lascia scomodare più volte per sentire tutti. Quindi grazie ancora a tutti e in bocca al lupo. Grazie.